Ieri notte è successa una cosa stranissima. Ho sognato che realizzavo questo video e ho detto: perché no? Facciamolo! Sognare è una delle cose che più mi affascina e che più mi piace fare ogni giorno della mia vita. Wikipedia dice: il sogno è un fenomeno psichico legato al sonno, in particolare alla fase REM. Per me è una definizione troppo ristretta per ciò che può significare davvero sognare. Per me sognare va oltre la fase REM. Il sogno è qualcosa che dà un senso alla nostra vita, permette di alzarci ogni giorno dal letto con uno scopo, a combattere, ad avere fame e che ci permette di essere degli eterni bambini. Il sogno è l'immaginario della vita che vorremmo e dell'insieme di obiettivi che dobbiamo raggiungere per realizzare ciò. Steve Jobs una volta disse: ogni sogno a cui rinunci è un pezzo del tuo futuro che smette di esistere. Benvenuti in questo nuovo video, io sono Simone Greco. Se sei interessato ai temi di marketing, finanza, crescita personale e viaggi, ti invito ad iscriverti qui sotto, così sarai sempre aggiornato sui miei nuovi futuri video. Oggi andremo a parlare dei 7 step per raggiungere i nostri sogni, per realizzare i nostri sogni. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e vediamoli. Step numero 1, sogna. Tutto inizia proprio qui, nel cuore e nella mente. Ogni grande risultato che una persona ha ottenuto è stata la combinazione di questi due fattori. Perché? Perché hanno osato sognare, hanno osato credere che una cosa fosse possibile. Quindi cosa dobbiamo fare in questo caso? Dobbiamo fermarci e dire: e se? Cosa accadrebbe? Cosa succederebbe? Non lasciamoci influenzare dai pensieri negativi. Sogniamo, lo sappiamo fare. Quindi proiettiamo cosa vogliamo per noi, cose belle per noi, cose belle per la nostra famiglia, per i nostri cari. Ricordiamoci che la vita è troppo breve, quindi agiamo subito e sogniamo. Step numero 2, credici. Un sogno deve essere grande, il tuo sogno deve essere grande, deve essere qualcosa che vada apparentemente oltre le tue capacità. Ok, ma deve essere anche credibile, può essere realizzato, può essere un sogno realizzabile. Quindi facciamo due esempi. Il primo esempio è: una persona senza istruzione universitaria può creare un'azienda da 50 milioni di dollari l'anno. Un grande sogno, sì, però è realizzabile, è programmabile, si può lavorare duramente per realizzarlo. Un altro esempio è che una nonna di 90 anni con artrite, acciacchi, si mette a fare una maratona di 3 ore. È un grande sogno, sì, però non è realizzabile, non è immaginabile, non è possibile questa cosa. Quindi è più probabile che la nonna faccia un'azienda da 50 milioni di dollari l'anno. Crediamoci, credici. Terzo step, immagina. Le più grandi persone di successo hanno tutte la stessa cosa in comune, cioè immaginano. Immaginano di stare nel loro nuovo ufficio a ricoprire il ruolo di CEO guadagnando 50 milioni di dollari l'anno e magari dove stanno? Stanno in una sedia pieghevole nel loro garage, detto quartier generale. E poi facendo un altro esempio, un calciatore immagina cosa? Immagina di segnare nella finale dei mondiali. E un giocatore di NBA immagina di fare canestro, e così dicendo. Immaginare abitua il nostro corpo e la nostra mente al nostro sogno e al nostro successo futuro. Quarto step, dillo. Uno dei motivi perché molti sogni non vanno da nessuna parte è perché il sognatore tiene tutto per sé. È un sogno tranquillo che rimane radicato in un angolo nella nostra testa. Mentre se vogliamo davvero realizzare questo sogno, bisogna parlarne con quanta più gente possibile, perché più ne parliamo, più prendiamo confidenza, più ci rendiamo conto che questa cosa è possibile, che si può fare. Quinto step, pianifica. Il tuo sogno deve prendere la forma di un vero e proprio piano da eseguire. Quindi siediti, pensa a tutti i dettagli, alla strategia da eseguire e suddividere l'intero piano in tante piccole parti lavorabili. Così ogni parte può essere per te un livello da raggiungere e associ questo piano, questa strategia ad un gioco ed è più bello. Sesto step, lavoraci. Ovviamente sarebbe bello che dopo tutti questi step noi realizziamo il nostro sogno, invece no. I vincitori sono quelli che lavorano duramente a realizzare tutto ciò. Mentre gran parte della popolazione resta seduta al divano a guardare mille serie TV, film, eccetera, i realizzatori lavorano ogni giorno duramente per realizzare i loro obiettivi e i loro sogni. E settimo ed ultimo step, che può sembrare davvero scontato: divertiti. Appena realizzato il tuo sogno, il tuo obiettivo, non scordare di godertelo. Anche nel viaggio, ricordati di darti delle ricompense e alla fine del tuo viaggio una ricompensa enorme. E durante il tuo viaggio non scordare di essere sempre gentile e generoso con le persone che ti aiutano a affrontare questo cammino. Quindi usa il tuo sogno per migliorare anche gli altri. Dopodiché, alla fine, ritorna allo step numero 1 quando hai finito tutto e questa volta sogna più in grande.